inhibitions disappear. It's done with a single beer. Late at night, you start to feel alright. When the girls hug the boys with bloodlust in their eyes. Shots 3, 4, 5 start to come alive. But the night is young and trying to survive. Oh yeah, Mr. Good Bar is such a good night. The bar's been commandeered. How did I end up here? Adrenaline kicks in gear. It started with a single beer. Late at night, you start to feel alright. When the girls hug the boys with bloodlust in their eyes. Shots 3, 4, 5 start to come alive. But the night's young and trying to survive. Oh yeah, Mr. Goodbar is such a good night. Say no.
touch, yeah. It's you, you're making me blush. Yeah, it's just all your touch, yeah. It's you, you're making me spread some love. No, non sono io che canto. E comunque buonasera a tutti e tutte. Siamo nuovamente in diretta. Ieri, scusate lo scam molesto di ieri, ma la famosa febbre ha mietuto la vittima, cioè il sottoscritto. Ancora adesso sta un pochino mietendo, in effetti, eh. Passiamo un po' la musica. Ringraziamo come sempre la colonna sonora Jamendo Music. Questa è la playlist On The Rocks, mix di rock, punk, garage, insomma, chi più ne ha più ne metta. Lasciamo un po' di sottofondo, dai, sì, ci sta. Un po' di lounge. Che ora sono? Ore 20:53, sì, ovviamente in ritardo, comunque meglio tardi che mai. Classico ritardo accademico. Spero che state tutti bene. Un grazie a chi segue in diretta, e un grazie a chi si vede il video in domanda, e un grazie soprattutto a chi ha messo follow in questi giorni. Ho visto che sono aumentati di qualche decina, grazie mille. Ci avviciniamo pian piano, in una settimana siamo già a metà del primo step, cioè dei 50. Grazie, bel risultato, dai. Poteva andare peggio. Cosa dire, quest'anno è finito, siamo agli sgoccioli. Forse questa è l'ultima ultima, ma forse domani pomeriggio un'altra, non lo so, vediamo. Iniziamo con questa, però dipende molto dal mio stato febbrile. Un bel caffè per il limone concentrato, buonissimo, ragazzi. Un tocca sana. Ho notato, tra l'altro, la maniera veramente atroce con cui compaiono i vari venditori di follower Twitch, permanent follower, permanent viewer. Cazzo, è peggio di SoundCloud, peggio di un qualunque altro business. No, vabbè, forse Instagram è ancora peggio. Però Instagram, se non altro, c'è un livello di scam così alto che non la gente non ci casca neanche più. Dopo il primo periodo ormai la gente non ci casca neanche più. Che famo? Oggi proviamo un gioco nuovo, nuovo per modo di dire. Proviamo un gioco che non gioco da un sacco di anni, che ho trovato su Steam a un cazzo e ho detto, vabbè, è mio. Per forza, non poteva non essere mio. Non poteva anche non andare così. Prima, ovviamente, andiamo a fare la solita snappatina, perché non c'è stream senza snap. E niente, questo per forza non può mancare, anche perché ci sono i bonus quotidiani da prendere. Quindi ci buttiamo subito su una piccola snappata. Tanto i rumori di fondi che sentite molesti è la tartaruga, cartina, che fa la molestina. Non si sa bene ancora perché. Uff, che calor! Chissà se è la febbre che sale o qualcos'altro, non lo so. Comunque, andiamo a giocarci un bello snap. Prima, ovviamente, andiamo a prenderci i bonus, che non sono qui. Allora, uno è qua. Pacchetto potenziatore, no, non lo voglio sta merda, che mi vogliono fottere 300 euro per questa roba. C'è pieno di energia oggi. No, furto gratis è sempre bello. Mm.
Posso andare, no, ricompensa se ci sono l'ultimo inverno, vale, posso arrivo. Devo andare anche all'inventario perché ho avuto i drop, che tra l'altro sono attivi anche per questo canale, drop su Snap e tutti gli altri giochi, su Prime Gaming, tutti attivi sul canale in questione, cioè il mio. Seguite un po' le live e dopo un po' vi accompagno nella vostra sezione Prime Gaming, non ve li fate perdere. Questo sì, l'ho preso. 300 pezzi, vabbè. Io che ho detto in culo, come si dice. C'era questo in arrivo, ma poi c'era anche l'inventario. Io non so cosa siano. Che non video sono i video. Cazzo sarà? Perché mi diceva vai a prendere. Cioè, vai a prendere le i drop dall'inventario, quelli di Amazon. Ma dove cazzo è sto inventario di merda? Lo devo andare a cercare prima che mi scadano, perché tra l'altro scadono brevi i drop, mi pare 3 o 4 gennaio, quindi occhio ragazzi. Eh sì, 109 euro sicuro. Allora, non c'è. Come mi sembra che sarà questo? Non posso essere questo. No, me lo andrò a cercare poi. Bando alle ciance, cerchiamo di fare queste missioni quotidiane, giornaliere, anzi. E via, no, via, andiamo con Mazzo Goblin. Via. Prima partitella. Dopo facciamo magari una partitina Pokémon. Vediamo. O direttamente al nuovo gioco. Non lo so, vediamo. Un po' come gira. Machine World. Dopo che giochi una carta qui viene aggiunta una sua coppia alla mano dell'avversario. Beccati sto cazzo. Anzi no, un cazzo. Un po'. Questo è molto bello. Eh sì. Li vogliamo sti tre vibranio, sì. Tanto Kazar più forte di questo uno. Che fastidio. Allora. Regaliamogli un crovolo, va? Che fastidio sti cazzo di. Cazzo di lucertoline. Cosa starà pensando? Cosa cazzo sta pensando? Angela, mi ricordo un po' la Merkel. Però vibrano non ho visto. Qua per forza giochiamo lui qua. Ah! La mia mascella. Non so se hai sentito il crack, ma è la mia cazzo di mascella. Ah! Sensazione di benessere. Wow. Ah! Che scrocchiare tutta la testa. Mamma mia. È
beh, sì, direi che Qatar lo giochiamo qua e vediamo cosa, come si evolve la situazione. Dragno non li ho visti. Se uscissero il CV riempirei più o meno tutti i campi. Figurati. Dal costo 1 della forza 1. Costo 1. Allora, per forza così, così, e poi mi gioco queste due dopo. E snap pure, là. Facciamo il tamarri. Voglio proprio vedere cosa fa. Voglio proprio vedere. Sono curioso. Situazione un po' static. Intanto cambio il... Cazzo ha fatto? Cazzo è questo? Allora, vabbè, direi che io gioco... Qui lui... E via. E vediamo come va. Vediamo che succede. Già iniziano i botti. Porco Dio. Medita. Opponent snapped. Vediamo un po'. Snappa, ma però... Scusate, però. Lì secondo me ci ha fatto Iron Man. Gogami, non so perché ho questo... Ma ha messo in culo. Porco Dio. Brava. Ottima partita, brava, chapeau. Mi sembra ho fatto qualche bonus. No. Dai, vamos. Sei una carta sola posizionata qui nel primo forza. Vabbè, direi di non giocare Ant-Man. Tutto lì. Squirrel Girl neanche. Bastardo. Io dopo gli ficco allegramente una carta qua, perché sennò Nebula mi piace troppo. Ah, tu, eh? Nebula è figo. Ok, ho giocato il mio mazzo.
Lei si gonfia, non me ne frega un cazzo, io mi metto a casar qua. Così gli spacco la nebulina. Mi gonfio tutti gli altri. Questa figa. Bellissima. Bella. Regina bianca così bella. Che cazzo è questo? Non mi ha spostato giusto una seconda il campo precedente. Non ho capito cosa cazzo è successo. Non ho capito. Video. No, non morire ora. Maledizione. Maledizione, madonna mia, raga. Non se ne può più. Non vedo che cazzo sto facendo. Porco. Non ho capito se è lo splitter HDMI o il cavo di merda. Come sto vincendo? Ma qui non farà un cazzo. Qua neanche. Direi che facciamo questo tranquillamente. Lui piglia più 11. No, sì. No, non facciamo così. 1 e 1, 2. Vediamo. Anche però sto campo non me ne faccio un cazzo. Lui questo me lo batte, secondo me. Facciamo così, va. Un po' rischioso. Vedi che mi ha messo in culo adesso. Non sto capendo cosa sta succedendo. Ma che tattica è? Chapeau, non ho capito che cazzo è successo. Veramente non lo avete capito. Secondo me c'è il fatto che il video va. Adesso cerchiamo di aggiustare sto problema del video. Voglio proprio vedere se lo splitter di Amazon, quindi io lo mando indietro. Comprato su Amazon. Ma cos'è? Ma adesso provo a cambiare un attimo. Scusate. Non so, qualcosa che ci potrebbe essere anche il cavo. Ma vediamo, se non salta più. C'è un bel reso da Amazon. Allora, abbiamo maturato qualche bonus? No, assolutamente no.
Ah, la vedo super stabile ora la connessione video. Cosa che mi fa girare i coglioni? Vuol dire che ho preso un inutile splitter di merda. Una buona sera a chi entra in chat. Scrivete pure, la zia Mela. Prima che la non tiene più tanto, non si sposta. Minchia, se sto cazzo di splitter che di me mi giocano veramente i coglioni. E forse è troppo tardi per mandarlo indietro ad Amazon. Porco Dio. No, non ce l'ho da due, no. Vabbè, gioco qua. Solo per distruggergli la carta. Poi sono proprio un cattivone. Natale è passato. Non siamo più tutti più buoni. Bastardo, bastardo, gli ho pure fatto un favore. Merda. Ottimo. Più 5 forza. Così sto campo lo riempio e me lo acchitto già. Li abbiamo già gonfiati. Cosa facciamo? Giochiamo Khazar qua? Sì, giochiamo Khazar qua. Mi piace un sacco. Non male. Opponent snapped. Io ho snappato con tutta questa fragranza. Non so perché, ma boh. Vabbè. Contento lui. Io gioco questa qua. Questa qua. E questa qua. E sto qua. E vediamo come va. Ok. Io nel cover lo poggio, lo sposto e gli culo poi allegramente. Mi raddoppio con quello. Sì, faccio. Faccio il porco così. Così. Questo scende, va a 30, ma io lo raddoppio e lo faccio una bella sorpresina. Andiamo, andiamo. Vediamo. Ola spacca. Intanto l'audio è il video è stabilissimo. Dio fa, mi serve quella merda che ho comprato da Amazon. I am Iron Man. Madonna, questo è 35 diventa 70, porco Dio. Muio dolore, amico. Hasta la vista. E buon anno. Scusate, metti in silenzioso la... Vabbè, dobbiamo fare un po' di potenziamenti. Allora, aspetta. Questo scade fra due giorni. Domani non streamiamo. A capodanno magari se la diamo una live la facciamo vedere, non c'è un cazzo da fare. L'uno, dico. Che cosa fa l'uno se non riprendersi dalla serata? Un negozio. Cosa c'è da appare? Io c'è qualcosa da appare di carino. Capitan America mi sta sul cazzo. Te
la leggendaria mi dà più 6, quindi ce lo facciamo passare. Shiny logo. Shiny logo. Quella di Asta in camera, madonna, mi sta salendo la febbre a manetta, forse. Questo mi ricordo che era fico. Era proprio fica, sì. E questa la mettiamo subito nel mazzo. Levando qualche carta rotta in culo. La mettiamo subito nel mazzo. Sì, 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 sì. C'erano un sacco di... no. Carte da due inutili. Che non mi piacciono. Vabbè, ci sono medusa. In realtà Mr. Fantastic mi sta... non mi serve più un cazzo. Carte da 3 ne ho da giocare. Già 2, così è anche più bilanciato. Dove è finita? Dove sei? Spiderino. Dov'è? Dov'è? Dov'è Scorpion? Così, mi piace molto di più. Ah, ma forse lo posso pompare? Pompiamo, dai. 3D. 3D. Porco di dai. Mi darà 50 crediti. Esc. Che altro posso pompare? Ma scusa, questo a che livello è? Strano. Ah, questo deve essere leggendario. Ah, questo è già leggendario ultra, minchia. Gli ho fatto fare alla visione alternativa, l'ho fatto fare. Due. Contiamo quello che posso fare. Pompati di finale. Mi sa che abbiamo finito i soldi. Sì, minchia, proprio a zero. Vabbè, giusto, abbiamo speso tutto. Allora, per... non abbiamo più problemi di budget e non c'abbiamo più cazzo in tutto senso. Allora, sai che c'è? Sapete che c'è? Vado un attimo al cesso. Cesso chiamo. Prendo anche dell'acquetta. Il video è stabile, cosa che mi fa girare parecchi coglioni, perché vuol dire che è proprio sta cazzo di Switcher. Vedete, l'ho ripreso in mano e ho iniziato di nuovo a sfarfallare. Arrivo subito.
Ah, ho visto schermo sfarfallare. Mi sa che è il cavo di merda allora. Ho visto di nuovo. Ce la siamo presa con l'aggeggio di Amazon sbagliato. Prego Dio che non sia la porta, perché se no ce l'ho in culo. Abbiamo stretto. Oddio. No, credo che sia il cavo. Allora, continuiamo. Facciamo, finiamo queste missioni e poi passiamo ad un altro game. Madonna mia, che campo di merda. È certo che salto il turno. Oppure... Questo è il campo della merda proprio. Ora speriamo solo che... Anzi, uno. Speriamo solo che esca il nostro bel Tarzan. Come cazzo si chiama? No? Almeno mi pompo un po'. Che bella occasione per giocare questa carta succulenta. Me la gioco dopo però. Me la gioco dopo. Me la gioco dopo e farò anche così. Farò un bel... Voilà! Lui me lo sposta. Quindi io questo lo metto qua. E questo lo metto qua. E qua. Voilà. Devo vedere come funziona. Facciamo la mossona, sposto Nightcrawler. Nightcrawler qua. Lui raddoppierà a 12-24. Lui per arrivare qua, speriamo che non usi Iron Man qua. Porco Dio, si è ritirato. Quanto mi sta sul cazzo. Volevo almeno giocarla, porco Dio di merda. Porco Dio. Vado a prendere la sigla. Porco Dio!
Minchia, va bene tutto, ma fammela giocare, cazzo di Dio, volevo giocarla. Che palle. No, sono povero con la merda, non posso neanche mantenere nel comune. Vabbè. No, no. Ah, questo gioco carte di. Il gioco delle carte di costo 6 con questo mazzo non posso neanche farlo, però. Succulento. Opponent snapped. Sì, subito. Minchia voglia. DJ Sborra? No, DJ Serra. Sto figlio di puttana. This land is always changing. Proprio la mamma puttana. Grazie. Oh, solo adesso stanno uscendo solo a me le carte. Porco Dio, è impossibile. Tutti gli altri mazzi. Ho un mazzo pieno di carte, un mazzo goblin, pieno di carte che costano uno, boom. E niente. Non... Minchia, la mano più di merda. Porco Dio. Qualcos'altro? Io mi ritiro, raga. Cioè, è irrecuperabile sta mano. No, guarda, mi ritiro. Quando tutti lo faccio anch'io. Vaffanculo. Escaped. C'ho neanche voglia di finire la mano del genere. Porco Dio. Vai, vai, dice sborra, auguri. Allora. Ah, giochiamo un'altra mano, va. Porco Dio. Porco Dio. Fastidio. Ricerca l'avversario. Cerca, cerca. Chi cerca trova. Ieri. Vabbè, almeno c'è vivere. Capocciata contro mobile sotto la scrivania. Dolore. Muoio dolore, porco dios. Non posso giocare, ma posso spostarle, quindi. Dai, gioco Skiller Troia, sì. E gioco anche questa. Qui. Ancora più vibrante. Mi sembra che mi dà 6 vibrante o no? Forse sì. Posso giocare o non posso spostare? Sì, sì, ancora vibrando, dammi tutto il vibrando che vuoi, sì. Vibrandomi tutta. Sì, cazzo. Allora. Ecco, prendo. No! I am ego. No, and no, this is my domain. Merda. L'ultima volta mi ha fatto vincere, sto giro mi sa che mi marca male. No. Funziona? No. Uh.
Non funziona? Non funziona. Non funziona. Non funziona. Posso ritirarmi? Sì, vai, mi sono Diego. Vediamo se me lo metto in culo. Volete vedere? Vediamo se ci si fida di ste intelligenze artificiali o no. Ego, sei un po' un figlio di puttana, però non ho visto più un cazzo, in effetti. Dove la metteva qua, che c'ho mille robe di vantaggio? Sì, però l'avrei messa qua. Vabbè, no, lui qui non può pompare più di tanto. Forse ha fatto giusto. No! No! No, infame! Infame! Non si fa così! Quanti cubi ho? Uno, due. Perché sei ritirato? Io almeno mi sono ritirato prima. Ecco. Mi ritiro l'ultima mano. Siamo meno poveri. Ah, gioco delle carte con del costo 2. Allora, dobbiamo ancora fare un po' di questo. Aspetta che forse c'ho il picipillini. No. Allora, non è qui. Qua. Di tutte le missioni di nuovo. Devo vincere ancora due missioni, cioè questa, ce ne sono, vediamo. Lusaccio, vediamo. Ma sì, dobbiamo giocare almeno la quest delle due, lo facciamo. Opponent snapped. Così. Direi che non giochiamo la scoperta qua. C'è l'effetto continuo. Bene. Uno. E via. Dove? Perché più due, giusto? Mi gioco questo.
questo qua. Già. Ottimo, ottimissimo. Ottimo, ottimissimo. Poi faccio l'infame e metto come carta qua all'ultimo, vediamo, ma lo farà anche lui secondo me. La mano. Mi stecco gli altri. Così però la triplica in teoria. Così tanto lo prendo, tanto vale che lo metto qua. E chi... chi sono qui? Ma che culo. Un campo... gliela metto in culo così. Madonna, se lo so blastare una merda. Pam, pam, pam. Qua arriviamo a 80. Minchia, gonfiato male, eh. Porco Dio. Aspetta che mando un messaggio di sfregio. Simpaticissimo. E beh, con simpatia, dai. Rimango comunque un po' di merda, quindi niente. Oh, ho vinto sul campo con una carta. Sì, quindi riusciamo a sbloccare anche questo, perché a queste ne manca una, ok? Ne manca solo una, che è quella di giocare. Esci, Dio bastardo. Gioca delle carte di costo 2. E che ne ho un po'. Non le giocate in questa mano? No. Evidentemente no. Dai, ancora sta questa e poi passiamo ad un altro gioco. Giocare carte dopo 4 turni. Qualcuno mi dice che giocherò Khazar 40 volte qua. Ah, se esce Medusa, io gioco Medusa. Punisher di qua mi arriva pompato e me lo mette pompato. Me lo mette pompato di 5. Avengers! Assemble. Quindi... non mi ritrovo un pulisce. No, non me lo ritrovo pompato. No. Questo è andato in rovina. Devo casare qua, senza se, senza ma. Namor me l'ha messo qui. Vabbè, uno. E questo me lo gioco Jolly. Snap.
Allora, no, io farò allegramente così. Così. Sì, farò così e così invece che giocare a Iron Man. Se l'ha giocato lui, comunque mi dovrei fare il culo con il aspetto. Va bene, si gofano, tanto lei va in vantaggio, ma io tanto vinco gli altri due campi. E quindi victory. È stato un piacere. Ho giocato carte di costo 2, sì, quindi avrei dovuto finire anche la quest. 49, qua ci avviciniamo al prossimo step. Ancora una. C'è la frasetta da scrivere sotto il mazzo, ma non me la fa vedere. Dov'è la frasetta da scrivere sotto il mazzo? Dai, ancora uno. Più 6 addirittura. Cazzo devo fare? Madonna che mano di merda. Che bastardo Bogoblin, porco dio, che... I am Iron Man. Meno 12 addirittura. Quindi questo mi proprio mi ha sputtanato la mano. Porco di Dio, cioè Sakara è il campo blu maledetto, fai qualcos'altro. Sono a meno 12 con la... Grazie da Iron Man. Dai, mi vengono gli altri campi, nessun problema. Anzi, si snappa pure. Anzi, io lo gioco. Magari mi ritiro, eh.
qua magari mi ritiro perché marca veramente male, male, male. Cioè il meno 12 in mezzo è un fattore psicologico non da poco. I am Iron Man. Quello lì il prossimo turno tira un calcio, questo figlio di puttana sicuro. Cioè. Ciao bello. Escaped. Vuoi rubare qualcun altro, grazie zio. Non ho ancora giocato una carta. Devo giocare ancora una carta di costo 2. Continuo il trans. Mamma. Allora. No, no, no. Aspetta. Vorrei anch'io un effetto continuo. Grazie. Questo è quello che se crepa diventa... Sì, del soldo. Avrà Carnage? Allora, dopo che tutte le carte possono essere giocate di svantaggio in questo campo vengono distrutte. Io le lascio tranquillamente lì. Ok, e faccio l'infame e la metto qua. Anzi no, perché è qua. La metto qua. Effetto continuo doppiato, sì gusta sì, e snappiamo. Oh snap, che bel crastuma così. Enough said, Bob. Vabbè, che perdita. Io gioco lui qui. No, dai. Victory. Vabbè, l'ho fatto anch'io. Ho fatto anch'io. Avrò raggiunto ricompensa? Sì. Non posso pomparlo. No. Sì. Ci siamo. Ok, abbiamo sbloccato lo scudetto. Ottieni. E ok, siamo diventati più perché abbiamo 500. Cosa andiamo a pompare qualcosa, dai. Cosa ci pompiamo? Qualcosa che nel mazzo. Questa è una gran figata. Sarebbe carino. Vediamo se Kazar aumenta le carte di forza. No,
forza. Ah, di costo 1. Fare ultra, no. Allora, la medusina mi ha fatto fare 500 uova. Infinito. Morsbenino ultra. Animated frame. Animated frame. Flotto, bomba. 10 potenziatori forzuto. Ah, ok. Hai l'uomo ghiaccio. Carina, carina. Questa soprattutto è un'altra robetta così. Sì, carina, ci sta. La ficchiamo. Sì. Di costo 1. La ficchiamo in mezzo goblin, sì. Al posto di... al posto di un cazzo, perché ci stanno tutte quelle che ho messo. Solo qua. Chio di falco, no, però dopo possiamo pompare. Che fa? Però no. Forse al posto di Iron Man andrebbe poi tolta, perché non mi sembra. Minchia, guarda tu, Nedus. Oh, ciao, Edo. Perché è boomer, bastardo? Ci sono anche i millennials che giocano a... così. Primo messaggio in chat, my Facebook name Muma. I already message you. Check your Facebook messenger. Che cazzo è, minchia? Ma questo che cazzo è? Controlla Muma. Ma no, aspetta. Name Muma. Ma che cazzo è? Vediamo se c'è nello spam... Puga, attaccata. No? Ma che cazzo è? Solo finti trans mio Tony su Facebook. Tu hai sbagliato, chat. Ma come fa mio Z come va? Ma chi è? Cosa stai dicendo? Stai sfottendo per caso? Io non lo sento. Mi ha bannato dal suo canale Fabio Z. Perché non era d'accordo con delle mie affermazioni. Secondo me cercava un modo per querellarmi e farsi qualche soldo. Però è una mia ipotesi. Un attimo, solo che vado a aggiornare il bicchiere. Arrivo fra un secondo. Dai, cambiamo gioco adesso. Cambiamo gioco. E tanto la quest quotidiana l'abbiamo fatto. Tutta sta gente. Ah, ma per i capelli! Secondo me per i capelli. Raga, mi raccomando, seguite il canale, follow the channel. No. Sì, no, l'avete già seguito tutti. Allora, sei uguale. No, potrei prenderla come offesa, eh. Potrei, adesso me li faccio radere a zero da un Z-skin. O da Dario con una mannaia così. No, minchia, che offesa. Mi sto riguardando nel monitor e vero, un po' sembra. Minchia, mi fa impressione sta cosa. Dai, allora, adesso. Siccome tu ti offendi se gioco a Snap, vuoi giocare a Pokémon? O Pokémon o Worms? Worms però non l'ho ancora caricato. Cosa vuoi che giochiamo? Devi esprimerti. Chat, esprimetevi. Pokémon Esmeraldo
o Worms. Michi, adesso continuo, domani mi metto il Kipuz purco di piuttosto che sempre Fabio Z. Come stai lavorando? Dove cazzo lavori adesso? Beh, rimani in chat, mi raccomando, che mi fai fare punteggi su Twitch, che qua cerchiamo l'affiliazione. Oddio, dove stai lavorando? Ma poi 30 si lavora. Porco Dio. Allora, no, ho Clover, ma non cioè, meglio non farlo per ora, cioè almeno Clover è un po', devo ancora capire un paio di cosette su come poterlo giocare senza avere un ban automatico. Ma in senso che ci sono delle ROM moddate a caso? Non tipo quelle della Kaizo, proprio ROM moddate a caso? Vabbè, intanto andiamo a giocarci Emerald, dai. Che male non fa, secondo me. Lavoro nel senso che sto finendo il progetto di un gioco per la scuola. Vabbè, poi ti fai una birra dopo o domani. Salutiamo Snap, non so neanche se lo vedete ancora. Non so cosa OBS sta facendo vedere. Ah, giusto. Vabbè, l'intro la possiamo anche saltare, era un cazzo. Anzi no, andiamo. Non mi puoi far rifare tutto da capo, perché non mi fa salvare in maniera canonica. Ma io mi carico il salvataggio, carica stato, dal numero. Ma così gigantesco, io lo vedo in maschi schermo, sta cosa mi sta flashando la vita. Aspetta un attimo, così. Madonna, è vero, i capelli da Fabio Z mi vanno a suicidare. Sto così, non mi sa che mi rompi i coglioni adesso. Porco Dio. Io non lo so, un po' che l'altro altro, sì. Cinco! Ma se non ho dato il piano, questo cazzo. Beh, dove cazzo vai? Ah no. È avvelenato, scottato, addormentato, sicuramente più facilmente. Scottato... Ah, è vero che questo gioco di... Ma l'avevo già passato l'altra volta. Porco Dio, quanto cazzo devo... devo segare dunque l'audio del tutto? Oddio, così l'ho sentita? Mi sentite? Così dovreste sentirmi. Io il gioco non lo sento neanche più. Ma sarebbe che sono sordo. Allora, scottalo. Uccidilo, stupro. Vabbè. Ci provo di catturare un altro Pokémon. Cos'è sta roba? Un cazzo ci vanno. La dimora del signor Marino. Un tempo una reace navigatore che non c'è mai male più scosi. Chi se ne frega? Cazzo è qua? Ah no, non serve. Cottaggio del signor Marino. Ti stavo dicendo, dove cazzo sta? Qua ci sono due piante di oppio da raccogliere. Kraken raccoglie l'uovo di oppio. Kraken mette gli uovi di oppio nella tasca droga. Il terreno torna soffice e facile. Bacca pesca? Non so.
Ok, questa è una dimensione accettabile perché io mi divento cieco. Allora, ciao chat, vedo che siamo in un po' stasera, grazie. Crockett mette tutto nella task bag dello zaino. Il terreno tra una soffice e facile. Io voglio quella pallina di merda laggiù. No, porco Dio, non voglio i selvatici. Io ammazzo tutti sti bastardi. Ma non voglio un coleottero di merda che arriva un fuoco e mi fa... mi fa le pezze. Una pezzina cutanea sarà un succo di limone che sto bevendo, che si chiama limoncello. Stecchiamo sto cretino. Bah, non muore sul colpo. Madonna mia, mi hai fatto male, eh? Botta. Ah, è super efficace. Ah, è vero che qua se muovo posso andare più fast, se... Come cazzo faccio ad andare lì? Dove c'è sta bastarda su? Porco Dio. Porco Dio. Pocina è solo... è solo buio. Vabbè, questo lo catturo, giusto per non averne solo uno, mi sento stronzo. Per avere anche un maschietto in squadra. Però questo qui secondo me se... Allora... spero di non ucciderlo. Questo è un segno del destino. Ora se non uso robe masochiste, devo riuscire a prendere. Pokéball, dai, catturiamo il primo. Primo Pokémon catturato di sta roba, eh? Ora scappa, vuoi vedere? Porco di Dio. Oh no! Lo chiamiamo Edoardo. Lo chiamiamo Edoardo, in tuo onore. Pocino intimidisce i nemici mostrando le zanne della caccia con terrazzo con il fugo. Talvolta sale, se il nemico contrattacca Pocino sarà da gambe. Sì. Dunedus. Dune. Guarda che amore che sono. Che ti sto dedicando. Cosa fai domani sera, porco? Io sto con mia madre fino al Brindisi. Sono buio. Va bene, 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 bene. Allora. Mia madre fino al Brindisi e poi. Voglio fare un giro. Allora, qua non si capisce come arrivo là sopra. Boh, vabbè. Da nessuna parte arriverò poi. Ah, salviamo la ROM. Qua ovviamente bisogna salvare facendo i soliti cheat di merda. Ok. Ormai minchia, l'ho chiamato Dunedus. Mi potevi dire prima di chiamarlo Filippo. Il prossimo lo chiamo Filippo, dai. Dopo che lavori al ristorante farai qualcosa. Qua cosa c'è? Una barchetta? Qua mi sa... questi mi sono gli stronzi che mi rompono i coglioni. Allora. Diamo un benvenuto a di nuovo in Edo Curio 98, beh, Dunedus. Che cazzo? E Drap Slat. Se non sono cieco, considerate che sono mezzo alto, questi occhiali fanno pure schifo a casa. Allora, qua sono entrato in questa specie di Tatamilandia. C'è un cazzo di nessuno. Vediamo se riusciamo a rubare qualcosa. No, vabbè, qua non è Clover, cazzo. Vabbè, lasciamo Tatamilandia, che dire. Vabbè, sentiamoci domani comunque. Adesso andiamo giù da sti cazzi di Martin Pescatore. No, vabbè, caliamo sti qua. Come saranno i fondali marini? Non lo so, se vuoi farci un giro ti c'è fuoco. Ho pescato un Pokémon dell'aria molto forte, anche un non so che di magico. Sicuramente è fortissimo, sarà quel Magikarp. Ah no, comunque non devo gonfiare.
però pescato vuol dire che probabilmente è d'acqua e lo gonfiamo col nostro buon cico cico. E beh, minchia, ha qualcosa di magico, nel senso che quando evolve diventa una bestia, ma finora guarda con assorbimento proprio per la dignità. Che bella splash, mossa più inutile delle... è venuta meglio su Dorian pescatore. E beh, era da non credere, era da non credere. Allora, ma che cosa? Coglione, mi mandi un Magikarp. Ehi, Magikarp non sei all'altezza del tuo nome. Porco Dio, minchia. Aspetta che evolva, aspetta che evolva. Qua c'è un membro della Gestapo che va in giro. Ogni volta che voglio schivarli non mi si incurano, poi quando invece li voglio affrontare, boh. Che bello lanciare impronte sulla sabbia, lasciare. Questo è bambino trisomico numero 4. E in effetti è un bambino trisomico. Parte la sfida di Billy Bullo. Zizagoon, mandato in capo da Billy Bullo, ma ricevono bonus anche gli altri. Qua c'è lo sharing delle, dei punteggi su Smeraldo. Non so, io per farlo sto giocando tutti i giochi Pokémon che non ho, a cui non ho giocato, perché mi ero fermato a giallo, rosso, giallo e poi sono passato a scudo bruciandomi tipo 15-20 anni di game. Adesso ho giocato a Gold. No, forse avevo quello anche di Lugia. Silver, non me lo ricordo, se fosse una carta su Silver ce l'avevo. Dove cazzo sono finite, se le ho vendute, le ho sciolte in droga, non me lo ricordo. Comunque, vabbè, le ho sciolte in punteggi fantastici. Droga fa male, ragazzi, di geniceto non ho trovato. Billy Bullo sarà Sidot. Ah, Dune non cresce, mi sa che lo devo mandare in campo, no. Pazienza. Botta. Sempre un po' ridere questo nome. Botta. In che ristorante lavori, Edo? Oh Dio, dove mi uccide sto figlio di puttana? Oh! Muori! Qua dobbiamo tornare indietro, eh? No, non condividi il punteggio con gli altri Pokémon, puttana madonna bastarda. Un attimo metodo di vita. No, qua bisogna un attimo tornare indietro. Qua non voglio morire. Di qua dove cazzo si va? No, di qua si va in cose. Questa mi sa che mi rompe il culo. Ah, facciamo così, torniamo sani e salvi a casa. Ci curiamo. Cazzo, lì c'è il papà di... E facciamo livellare anche un po' il cazzo di cagnolino buio. Cazzo, sta cosa che non c'è lo sharing dei punti esperienza è proprio una merda comunque. Monti, che cazzo è? Dov'è? Io non lo conosco. Ma Mario Monti è un po' di... Poi sto succo di limone, leggermente attento, mi ha messo un botto un po' di fame. Percorso 104, un nome, un perché, una garanzia soprattutto. Ah, ma aspetta, ma da qui dove cazzo vado? Ah,
qua è sempre me stesso, quindi devo andare di qua affrontando per forza la cucciola là. Qui lo zio è tornato, no? Qua lasciano le case disabitate, poi entrano i zinghi zinghi e gliele fanno. No, è andato di moglie. È il cavo, signori, è il cavo che dà problemi. Ah, salviamo, sapete che io sono un salvatore. No, non posso salvare, che qua va in crash. Salviamo con salva stato. Oh, abbiamo quasi finito gli slot, quindi a breve sovrascriveremo. Anzi, mi sono a cancellare. Aspetta un attimo. Mica mi devo ricordare a che punto sono arrivato. Forse vedo che mi cancello. Aspetta. Una volta che... Vabbè, ricordiamoci che ho il 9. Perché li posso cancellare gli status vecchi solo quando spengo l'emulatore. Quindi il prossimo che sovrascriviamo è il primo. Minchia, so già che farò delle cazzate. Vabbè, andiamo. No, dovevo mettere primo l'altro. E sono un coglione. Sì, poi cerco, promesso. Il destino ci ha fatto incontrare. Ce la senti di lottare, eh? Oh, sì, sì, lottami tutta. Fate scrivere di Dahlia, Lady. Vediamo questa qua, è uscita dalla casa degli orchi. Vabbè, facciamo che lo facciamo lottare con un selvatico, il nostro piccolo cagnolino. Ma che ladra. Sa, io ti continuo a gonfiarti. Vieni un'altra botta, vai. Non serve colpo coda, tanto il prossimo colpo sei morto. Colpo morto, toh. Grazie Dahlia. A bocchino mamma. Per Bacco? 1004, per Bacco lo dico io, minchia. È anche ricca, si vede che è una borghese di merda. Ci siamo appena incontrati e c'è l'ora dell'addio. Spero che ci rivedremo. Se vuoi venire nel boschetto con me, non ci devo più un addio. Però, no. Sono così, va? Ovvio. Ma dove cazzo devo andare? Ah, ma qua entro in un bosco... Raga, questi sono accessi. Devo fare occhio allora, che qua si entra nella selva oscura o in cose strane. Mica l'avevo capito, ma mica lo sapevo in realtà. Pocino sarà a livello più alto? No, per fortuna, se no mi girano pure i coglioni. Sarà un incontro all'ultimo, minchia. Pensa se lui fa critico come mette il culo. Perché infatti non... Oh, ha fallito. Questo è il destino che mi aiuta. Critico, no. Che fatica. Neanche salito di livello. Puttana madonna. Bosco petalo. Consiglio, ti entro nella notte anche se un altro po' con guadagno punti esperienza. Per affrontare il proprio lavoro, non devo capire per primo. Ok, è esattamente quello che stiamo per fare. Senti che musichetta. Sento un po' carina, strana. Vabbè, non lo faccio rischiare, ma...
se fosse stato pieno carico di forza l'avrei fatto anche lottare da solo contro il Gunplo. Sa, muori? Sì. Trico fra un po' mi sa che evolve, tra l'altro. L'industria c'è molta esperienza, niente. Rimendiamo in campo Dunedus. Per 4 stanno secondi, ovviamente. E lo ritogliamo subito. Adesso scemo. Sì, ho capito che sta crepando. Allora. Cioè qua. Non riesco ancora a steccare. Sono al 12. Non riesco a steccare con attacco rapido quelli al 3. Porco Dio. Dai, ma non è ancora salito Duredus. Cazzo, quanto ci mette a livellare al 6? Puttana madonna bastarda. Che cazzo ha 300 punti di esperienza per arrivare al 6? Di nuovo, via. Rimetti Trico. Via, qua mi muore. Madonna mia, qua mi muore. Trico di merda. Mi sa che mi serve una pozione. Ho vinto tutte le lotte. Qua. Trico è un po'. Moccio. No, non è ancora morto. Non hai ancora preso punti esperienza abbastanza tu. Cucina. Mancano 2 punti esperienza proprio. E di nuovo, poc, via. Trico, sto giro facciamo un po' di assorbimento. Qua. Mi sa che pozioni non ne ho. Mo di assorbere un PS. Beh, non uno, ma... Porco Dio, ne ho guadagnati 2. Un attimo solo. Ah, che ha perso adesso? Allora, con assorbimento ne guadagna. Due ne guadagna. E ne perde 2 con il colpo di Bumpo. Vabbè, almeno rimaniamo in pari. Riusciremo a livellare Pocina? Porco Dio. Finalmente. Madonna, la lotta più estenuante della storia. Porco Dio. Bumper di merda, non lo voglio. Andare da qualche parte? No, via. Allora, cos'è qua? Antiparalisi, cosa di cui non me ne faccio un cazzo? Mi serve una pozione. Magari ce l'ho. Andiamo piano. Ok, qua schiniamo veloci. Qua è rischio. No, qua me è più in culo. Non c'è neanche l'ombra. Che cazzo è? Timidro. Oddio cane. Questo è un incontro di merda. Inaspettato. Se questo ha dei Pokémon forti ce l'ho in culo. Allora. Va bene, ha uno, dai. Pulcino di merda che però rischia di gonfiarmi il cazzo, il culo. Io Trico ce l'ho mezzo morto, porco Dio. Questo mi spacca il culo, mi sa. Aspetta. Vabbè, turbo, vediamo se ho una pozione subito. O se sono morto del tutto. Una pozione in realtà, Che potremmo usare. Porco Dio.
No, beh, l'attacco di sta merda fa schifo. La pozione aumenta di 20 PS, quindi potremmo usarla ora. No, poi usiamolo. Vediamo se riusciamo a giocarcela fino alla fine con Ferresto Cretino. Allora, me la gioco adesso la pozione, va? Sa mai? Sia mai, ne? Porco Dio. E aumenta di un cazzo, porco di una di merda. Da 7, beh, 20, no, 20 PS. Giusto. L'abbiamo svancata. Dunedus vince 52 punti senza aver fatto nulla. Trico al 13. Non ho sconfitto sta recluta. Sei forte, mi sento preso in giro. Credo che vince 180 per un barbone. Grrr, certo che hai proprio l'effetto a intrometterti nei affari del team Idro. Forza, voglio la rivincita. Mi piacerebbe purtroppo non ho più Pokémon, quindi vai a fare in culo. Noi del team Idro siamo sulle tracce di qualcosa ferruggiboli. Per oggi ti lascio andare. Ah beh. Sa, cosa mi dai tu invece, il culo? Grazie a te mi hanno rubato quegli appunti importanti. Se ne conoscenza ti do una... addirittura, mi servono pozioni, porco Dio, non mega ball di merda. Pozioni, pozioni. Quindi, un'urgenza accesa poi perdere. Quindi... Vabbè, salviamo. No, è vero che non posso salvare di qua. Vabbè, sovrascriviamo... Per non sbagliarci, sovrascriviamo l'ultimo. Sì, mi sono scritto l'ultimo. Allora, qua... Questo sarà un nemico... Però io non ho più pozioni, quindi forse è meglio fare le cose prudenti. Vaffanculo, porco Dio! Puttana Eva, lo fa apposta a girarsi nel nano secondo in cui io passo. Parte la storia di James, Pia Mosk. Nikada. Dudurenus. No, non ci fidiamo, non ci fidiamo. Cicca, cicca! Tu che sarà per ora? Sanguisuga. Era beh debole con Coleottero. Sì. Vabbè. Qui stiamo finendo anche i pipi delle mosse, porco Dio. Ah, qua marca mani, non c'è che bisogna fare in modo di non fare più... No, non voglio cambiare boss, che è un Pokémon che qua muoio sul colpo. Ninkara, e di nuovo. Vediamo se assorbe qualcosa che sia più di 2 PS. 5. Non male. Non male, non male. Non male, non male. Con l'incarno un buon partito assorbimento. Bene, bene, bene. Ora cerchiamo di schivare gli altri. Non te ne vedranno tutti. Ma è un... cosa di porno? No, porco Dio, no. Basta selvatici, basta. Cos'è sta roba? Ah, un Silcoon maschio. Ma il colore non ne voglio. Non voglio neanche sconfiggerlo. Dimmi che una pozione. Etera, ovviamente. Cosa più inutile che potessi scegliere. Vabbè, no, i pp dell'altro mi stanno finendo. Così utile, che punti saluti più essere pochino punti potenza. Più necessario per seguire. Lo so, grazie. Questa sarà una roba che devo tagliare. E vatti. Sembra delle cariche di funghi o di cazzi, sì. Percorso 104. Sembrano tante persone ostili qua. Cazzo, qua? Fiorista bel petalo. No, un torino soffice. Io voglio...
posso più entrare le bacche qua. Non ci sono ancora le borse per le tue bacche. No, non voglio più entrare un cazzo. Poi le prende qualcun altro. No, le prendo io magari, ma poi devo tornare indietro. Non così ricordo dove più andare. Porco dio, chissà cos'è sta roba. Che cazzo vendono le piante degli animali? No. Ciao, questo è il florista per petalo. Copriamo il mondo di fiori. Quali? Come ti chiami? Kraken, proprio un bel nome. Senti Kraken, ti piacerebbe sapere qualcosa sulle bacche? No. I fiori portano solo sulle persone, non credi? No, me ne frega un cazzo. Ah, vaso Valmer, questo ci sta, così non pianto le bacche in giro. Mentre le parte le bacche crescono, bisogna fare con vaso Valmer. Allora, le bacche per un po' cadono a terra e non ci vogliono ancora. Non è strano come se fosse un disegno. Ah, ma che cazzo è? Non ho capito, ma sto vaso è per annaffiarle? Bacca frago. No, ma io non voglio annaffiare. Perché io non torno mai nei stessi posti, almeno finché non ho volo. Fammi vedere che cazzo è sta geggio di merda. Che cazzo è lo strumento basso? No. Si usa per annaffiare bacche e piante. Consiglio di papà, crack non è cosa a suo tempo. Questo gente, consiglio di papà, visto che mio papà non c'è più, però... ce la facciamo andare lo stesso per... porco dio, questa però no. Dimmi che ne hai solo uno, dimmi che ne hai solo uno, dimmi che ne hai solo uno. Madonna. Assorbiamo un attimo, vediamo. Un po' pozioni, non so che non ne ho più. Sì, sì, conviene assorbire. Edo, come va con... con lavoro? Comunque voce si sente, confermi. Si sente bene anche... la musichetta, perché la sento quasi del tutto sparita. Certo, Tunedus sale a livello 7. Mai che impari una cazzo di mossa, però porco dio, sto pocino di merda. Perché non ho vinto? Perché sei un coglione. Grazie per i 1.400 comunque. Che cazzo sono, ma sì, una lotta in doppio. Una lotta in doppio, certo. Dire se qua posso andare a cacchia a fare qualcosa, porco dio. Mica. Oddio! Un Meryl! Che amore! Questo lo voglio! Meryl lo voglio perché è caruccio. Poi magari curo i Pokémon con delle bacche. Mi ha steccato Dunedus. Vabbè. Ma mi ha appena steccato, porco dio. Vabbè, ce la facciamo. Hai 4 in chat. Ancora uno in chat, cazzo di dio. Sì, assolutamente sì. Ancora un altro in chat che così io ricevo. Ho il gol di 5 persone insieme. E divento affiliato. Un po' di no, allora dobbiamo catturare sto Meryl. Pallino lo chiameremo. No, come la chiamavo di chiamarlo? Filippo o Filippa, vediamo se è maschio o una femmina. Come diceva Edoardo Dunedus prima in chat, Pokéball usa. Mi sa che mi toccherò usare una Mega Ball. Non so perché. No, vabbè, 5 raga.
Porco Dio! Il lavoro è una merda, meglio ci vanno meglio, soprattutto ancora con scuola. A che scuola ti sei iscritto? No! Uno ascoltatore si è andato via. Il corpo di mare è coperto da una lente. Grazie ad essere scelto in alta velocità senza farsi la lente. Sì, Filippo. Filippo è anche un maschio. Filippo. Sarà una femmina che chiamano Filippa, come Filippa Lagerbeck. Oh, ho tratto una pozione, che strano. E la usiamo su Meryl. Anche perché Dunedo si scappò. Col cazzo che attraverso di nuovo il boschetto. Allora. Spostiamo i Pokémon. Mettiamo Filippo al posto di Dunes. Salviamo ovviamente con. Saremo sull'ultimo slot. Uno si è salvato. Sì. Okay. Ora possiamo andare a affrontare la doppietta laggiù. Prendo questo figlio di puttana. No, dai, oh, che troia però, porco Dio. Bastarda la madonna puttana maledetta. Ma sì, lo trovo. Ma chi cazzo ti ha chiesto nulla? Vattene a fanculo. Porco Dio. Bisogno di uno snack, ragazzi. Intanto così a pupola. Oh, quarto. Vado a prendere uno snack. Intanto vediamo cosa tira sta stronza in game. Lotad. Per forza, perché io c'ho un tipo che è acqua. Porco Dio. Lotad cos'è? Acqua erba, vero? Eccoci qua. Andiamo a mangiare all'alba delle 22:39 una succulenta barretta di muesli, ciocco e banana, quindi è buonissimo. Ah, tra l'altro devo cambiare la categoria mettendo Pokémon Smeraldo. Più in culo si sì, può essere. Vediamo. Infusazione. Sgomento. Sgomento non è morta. Buio. Dai Filippo, ce l'abbiamo così fatta, eh? Filippo va liscio, perché non è la velocità. Bella.
bella game programming, credo. Ma quale? Bomba. Mossa parata inutile, colpo coda. Io non lo uso mai le mosse come sguardo colpo coda, non so perché. Se non mi esci mi rompo il culo. No, non lo cambio, lo cambio dopo. E infatti si mi stecca. Allora sta barretta mi ha messo una sete. Ah, privata, ma come si chiama? Come si chiama la quella che c'è in corso? In corso di ore, non mi ricordo. Event Horizon? No. Quella forse di. E di. Dai, ancora uno spettatore, ragazzi. Ancora uno spettatore. Mi serve uno spettatore. Andiamo avanti ancora un'ora. Event Horizon credo che sia solo di fumetti. Dai, ma che cazzo ha sto su? Che palle! Sto Shroomish fa un sacco di damage. Però non mi ha tolto energia con assorbimento. Madonna, io ho pure l'incontro doppio. Ma come che questi mi ammazzano dopo? Come mi curo io? Forse c'è un'antiparalisi, mi era parso di vedere prima, non me lo ricordo. Tu sei una merda. Però hai detto una grande verità. Se devi prendere una decisione, lasci che sia un altro decidere per te, te ne pentirai a prescindere dall'esito. Dipende, comunque se mi dicono devo decidere una giocata. Ah, Event Horizon, sì sì, mi hanno detto che è molto figa quella scuola, comunque. Allora, vediamo se nello zaino c'è qualcosa di così. Antiparalisi, combinazione. Sembra quasi tutto. Ma non su Filippo. Su Chico. Vabbè, io me la gioco qua. Allora, qui la salvo. Che caso mai poi finisce male queste mignotte. Ah no! Che culo! Ma che culo! Erano esausti, quindi me l'hanno fatto svangare. Madonna mia, grazie, grazie. Ah, sono a Ferrugiopoli. No, qua sono nei meandri. Nei meandri di Ferrugiopoli. Qua forse c'è la prima palestra. Ma prima vado a curare e vado a sfidare quelle due stronzette. Lì c'è una vecchia che sta morendo. Credo, No, non voglio portare un cazzo. Bacca mela, ma poi non sono mele e basta. Andiamo di corso a curarci. La città che sperimenta l'integrazione tra natura e scienza. Wow, anche tu hai dei Pokémon! Quando sarò grande, anch'io andrò in giro con i miei Pokémon! Sono finisci fatta a pezzi prima. Grazie all'esperienza maturata in lotta, a volte i Pokémon cambiano aspetto!
Un Pokémon che si trasforma se ne avessi due, mi spaventerei. Ma che cazzo è? Trisomopoli proprio. Allora, che strana scuola per i Pokémon. Ti sei uccisto solo su due sui Pokémon. Vabbè, io faccio che andarmi a curare, spendere soldi in cose che non ho, oggetti. Allora, prima cosa li curiamo. Mi metto una felpa. Che qua sono due ore che sono inchiodato su sta cazzo di sedia Stormbull. Quella che vedete muoversi dietro lì, tipo, è cattiva. È una tartaruga gigantesca. Direi che si sta molto meglio. Ho paccato tutti per rimanere a cazzeggiare. Non ho nessuna voglia di uscire, sinceramente. Grazie per l'attesa. No, non voglio curarli di nuovo, porco dio. Cazzo ti ha chiesto di curarli per l'attesa? Sì, dai, almeno si vede anche brillo. No, non voglio farli posare la squadra. L'ho appena... No, non voglio anche giù così. No, ecco. Ah, le nature vengono introdotte qua. Ah, ecco, perfetto. Dov'è che si chiama MM? Casa del signor Taglio. Porco dio. Oh, gamba. Un taglio così facile si ottiene.
la taglio in qualche... In Clover taglio è di... Tra l'altro è di acciaio. Non so, il Clover è una mod di verde foglia e rosso fuoco, ma una mod molto particolare, forse Dune tu la conosci, ma non mi ricordo se è anche nelle altre, in qualche altra espansione taglio di, non è d'erba ma è, non è normale ma è acciaio. Comunque qua è normale, usa, la usiamo. Sì, la insegniamo a Trico. No, fammi sguardo, mi fa proprio cagare le cose che influenzano gli status. Non so perché. Puff. No, posso usare però. Ma chi sei? Ah, andiamo a fare un po' di shopping, devo evitare che poi ci facciamo rapinare. Dobbiamo anche segare le ragazzine, sì. Ah no, me l'hai già detto allora. Shopping. Già le super pozioni, ma qua si livella in freccia. Sto gioco ha un... Ha una dinamica di... sviluppo molto più veloce, non me ne ricordavo così veloce. Salve, in che cosa posso servirti? Ah, 7000, in che ne abbiamo? Allora, super pozioni qua, no, 50 PS noi non li abbiamo da nessuna parte. Sei. Poi vabbè. 3 antidoti. 3 antiparalisi. Un repellente. Se non... 3 super pozioni per il futuro. Sì sì, io mi sputtano tutto finché non trovo modo di... Non trovo il modo di depositarli. Bello pieno di scorte. Salviamo. Salve, andiamo a picchiare le ragazzine. No, affrontare le due allenatrici in coppia. Mettiamo Filippo e Dune insieme. Dobbiamo switchare perché se in coppia entra il primo e poi quello subito in alto. Dove sono le cucciole? Lui forse, vedo, se non è lui. Vabbè, acqua, 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 acqua. Se questa ha 3 magiche, il carro siamo a posto così. Manco farlo apposta, l'ho detto. Fa un sacco male. Minchia, però così a colpo di azione. Ah, qui per non diventare, avere un esaurimento, magari lo uso colpo coda. Sperando che lo abbassi la statistica del... Perché se no a colpi di azione, cioè dopo 8 round. Ma tutto un magica. Porco io. Ma non succede nulla, ecco, muori tu. Non è che ha battuto la difesa di tutti sti punti, però... Oh.
No, voglio, cioè, tento di livellare sempre in maniera omogenea, quindi allora andiamo subito con colpo coda, cioè, mettiamo l'agonia agli 8. Azione. Minchia, mi ha abbassato di un cazzo. Porco Dio. Dai. Non è neanche livellato, porco di... No. Dai, no, siamo pazienti. Tanto non c'è fretta. Colpo coda. Ancora più attacchi, che questo è un livello in più degli altri. Quindi levo la maglia. Perché sto morendo di un calo. Ah, vediamo di farne due. Vediamo cosa succede. Due colpo coda. Puc. Mo secondo me con la nazione gli abbiamo metà della vita. Spero, eh. Spero, non facciamo le 5 del mattino. Tutto per sparare, raga. Peggio dell'arte alle ginocchia. Nel frattempo potete anche... che sudata. Non l'ho neanche livellato, dai. È da piangere. Non pensavo di essere così male, ma devo essermi sbagliato. Mi mandi tre magiche, porco Dio, neanche uno che attacca. Qui salvo perché è stato così agoniante sconfiggere questi tre Magikarp che non voglio rifarlo mai più. Ok. Ora sì, mi sconfiggo. Gina rapina. Cucciolina. Perfetti per il mio set, proprio non poteva andarmi meglio. Porco Dio, vabbè, sono basso. Tattica è staccarne prima uno. Batterne prima subito uno, concentrarsi su uno.
Sì, sì, così, senza pietà. Vabbè, ma queste non attaccano, va di lusso. Ottimo sgomento contro un buio, va benissimo. Lo mettiamo contro Ossidot perché si spera che l'altro muoia sul colpo, infatti è morto. Filippo a 7, dai. Così tutti contro uno. E adesso oltranza. Questo si è messo sotto rafforzatore 40 volte, quindi è bello. Ha la difesa bella alta, ma peccato. Perché Filippo sta fallendo di continuo? Bel colpo, eh? Brutto colpo, culo, ottimo. Ok, andata. Dai, dai, va bene. Cosa dice l'altro? Ah, l'altro è il primo che becchiamo, è di roccia, quindi secondo me medaglia pietra, quindi secondo me possiamo rompere il culo così. Andiamo a curarci, andiamo a farci sta palestra. Tu vedi sti palazzi però. Sono molto piano. La Demon Spa cosa fa già? Non ricordo cosa la Demon Spa. Chat, datemi una mano. Edo, tu che sei l'enciclopedia vivente, dimmi cos'era Demon Spa già. Allora, come la cura? Sì, che li volevo mettere in sesso. Mi sto rompendo il cazzo, andando un po' così lento. Ecco, non mi dà neanche fastidio. Possiamo andare a 2x così almeno non giochiamo. All'inizio della domanda era un'azienda molto piccola. Mio papà lavora alla Devon. Questo strumento è opera sua. Io lo posso usare, quindi ti ho detto. Grazie. Ah, premier ball. Non ho mai capito quanto sono potenti le premier ball rispetto alla media, però sì. Se sono più o meno dell'ultra ball, però penso che siano più o meno allo stesso livello. Pietre rare. Chissà quali sono queste pietre rare. Credo che anche il figlio del presidente sia un collezionista di pietre rare. Quali sono queste pietrone? Ha finito qua? Cioè tutto sto palazzone. Fuori ho disegnato 30 peli. Ah no, 30 peli no, in effetti. Qui cosa c'è? Non sapevo che cazzo è una pennella. Ho voluto rispondere già in alto. Ah, va bene. Pikachu and Pikachu. Pikachu. Che carino. Ah, questo problema piacerebbe a mamma. Attimo come la calmetto. Per una volta. Allora, dove andiamo? Andiamo di qua. Scuola per la rete di Pokémon. Non ci passo adesso, non c'ho nessuna voglia. Che cazzo c'è qui? Giriamo un po' tutto. Casa del signor Tagli ci siamo stati.
questo è il palazzo della Devon. Ah, qua ce ne stiamo allegramente andando, no? Sono grosse le città comunque, eh. Devon Spa, no, quella è la casa dipendente del Devon. Mica, che cazzo è un castello? Ti do una volta Devon Spa, siamo curiosi di produrre strumenti medicine utili per la vita. Ah, peccato che non posso andare da nessuna parte. Spiacente può entrare solo personale autorizzato. Io non sono autorizzato, vero? C'è qualcosa di strano? Posso rubare? Altinci ha cominciato la sua attività ricavando pietre dalle cave e motori di ferro dalla sabbia. Dopo questo buon inizio come produttore di batterie grazie la Devon si è sviluppato ulteriormente. Oggi la Devon Spa produce una vastissima gamma di prodotti industriali. Gastissima mamma è veramente bella come dislessia. La vetrina contiene prodotti di campioni, ci contiene una scritta. Oltre ai prodotti industriali, la Devon commercializza prodotti farmaceutici e altro genere che migliorano la qualità della vita. Di recente la Devon ha messo sul mercato anche prodotti per gli allenatori di Pokémon, fra cui le Pokémon e i sistemi Pokénab. Una specie di Bayer, praticamente. Ah, Bayern. Anche il palazzo è abbastanza lussurioso. Minchia il palazzo, eh? Tutte le scoggettate del mio comportamento è scritta sul coltello che c'è una grande X di vernice rosso. Beh, io nel dubbio me ne vado. Vabbè, qui cosa c'è? Un po'. Lo so. No. Cosa non più? Cos'è questo? Sono un giardino. Petra, capo palestra, conosce molto bene i Pokémon, è anche molto forte. Vabbè, se non sarebbe capo palestra. Mister Rob ha capito ancora. Dai, la palestra ce la facciamo a velocità normale. Ah, vediamo cos'è sta scuola di allenatori. Che cazzo, no, qua tiro. Fanno il mappone. Cos'è? Ah. Vabbè, qua mi hanno dato rapide artigli. Vediamo cosa fa. Cos'è sto palazzo? Non ci sono stato, no? Qua c'è? Che cazzo è? Qua c'è un orco. Desfondis. Hai mai lavorato come babysitter? Vedi sorprendente a tuo padre, non ho molta esperienza con i bambini. Il problema è che la mia figlia Nina non ha la sufficienza. Credo che se dicessi qualcosa di più divertente forse riderebbe un po'. Tu hai provato a fare da suggerirmi? Sì. In onore di che cazzo succede? Che cazzo di parola? Chissà qual è stata la parina. Mi vado a vedere la cheat. Secondo me c'è qualche easter egg. Cosa dice? Vabbè, questa è una casa di casi umani. Non ho capito, cioè ne possiamo andare. Questo è Mister Taglio, sì. Bella la musichetta accelerata comunque. Eccoci qua. Petra, spezzoni di samante nella roccia. Chissà quella roccia, allaccia così. Emulazione avanzata. Salviamo lo stato, voilà. E salviamolo per scupolo. Vediamo cosa succede. E
Ehi, come ho qualcosa da darti? Voglio diventare campione non solo nell'altro, ma posso essere contento per vincere. Sì. 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 Sì, ok. Mettiamo prima Filippo, c'è già Filippo, anche se non ha mossa acqua. Vabbè, ce li facciamo i base. Così vediamo anche qual è la forza di questa palestra. La prima dovrebbe essere easy, però non sa mai. Balzare allenatori selvatici non abbiamo balzati. Sono sentito il 10. Ma questo è uno shiny? Non so se... No, non sembra uno shiny, però porco Dio. Non lo usciamo più. E questo mi seca. Qua famo che... Sanguisughiamo a Gogo. Bomba. Ok. Ah, così? Fine. Li faccio anche tutti quanti, però sposto, voglio far livellare anche Puccino. Poi tanto mando Trico. Vai sotto chi tocca. Guarda, lo metto direttamente qua perché tanto l'azione è contro un Gerud arrivando dopo domani. Vediamo il taglio, no, ma il taglio non gli farà male. Infatti. Assorbimento e via. È sprecato perché Trico è pieno di energia, però lui niente. Almeno ce l'aveva ancora un colpo. Bene. Livello 8? Ma ha scalato due livelli? Sì. E rimaniamo Filippo. Vai. Però Filippo non ha mosse d'acqua, quindi porco di Dio non è utile come un cazzo in culo. No, non provo neanche a usare azione. Lo mando subito indietro con Trico e guardo anche quanti pp ho di assorbimento, perché è l'unica mossa erba che userò contro il capo palestra. Ricordo, perché si fosse connesso solo ora, che stiamo giocando a Smeraldo, versione normale, e siamo alla prima palestra. E domani non si sa, ma con l'anno nuovo abbiamo scaricato su Steam un nuovo gioco, un gioco vecchissimo che però piace a tanti, e con l'anno nuovo lo proviamo. Domani non so se streammo. Vediamo, magari una streamattina veloce il pomeriggio, vediamo. L'uno sicuro si streama. Chi streama Capodanno streama tutto l'anno. Allora, 73 Filippo, Trico. Un grazie a Dunedus Edoardo per i nomi a Poscina e Merrill, rispettivamente Dunedus in suo onore e Filippo.
Petra quella lì. Sì. Sì. Ah, salvo prima di affrontare Petra, ma mi sa che la batto tranquillo, credo, tranquillo, è morto domani, ieri, sicuro. Devo vedere solo i pipì di... adesso mi devo ricordare di Trico. Per quanto riguarda... scusate, il... assorbimento. Vabbè, minchia, ne ho ancora... 17, dai. Voglio uccidere Pokémon. Petra ne era 70. Ne avesse anche 6, 2 assorbimento alla volta, sono 12. Assorbimento, via, così abbiamo i PS pronti per Petra. Super efficace, andata. Ok. Ah! È la mia nocca. Niente, che ti ho rotto il culo. Che voglio raccontare? Sembra carina, c'ho anche gli sfrontati. Ah, non posso salvarla. Sì, no. Lascio qualcosa a Spetter. Lascio qualcosa in primo. Vediamo un po' come sono messo. Lascio Dunedus per primo. Sì. Sì, che almeno gli faccio fare un po' di esperienzino, dai. Forse è meglio Filippo. Sì, perché è resistente. Che stattino è stato lui, per condicio, è salvo. Chissà come si vede, anche da voi si vede, no, non si vede la mappa di selezione dei salvataggi. Però si vede l'avviso che è stato salvato. Che strano. Stay playing silence. Oh, let's go, andamos. Primo capo palestra. Mi ha fatto la domanda, ma non è che aspetto la risposta, eh? Molto cortese. A caruccia, eh? Mm. Potrebbe far male. Mi sa che non sostituiamo più, perché se il primo è 12, magari gli altri sono pure più alti. Via subito. Vediamo che effetto fa, se me lo secca in un colpo, ma non penso. Invece sì. Vediamo cosa giocherei. Filippo sale a livello 9, sta minchia. Sì, mi gioco 2, lo tolgo subito. Minchia, è un'ottima occasione per livellare. C'è sempre il 12. Ok, Lia. Vabbè, sono così. L'ultimo sarà un po' più grosso, secondo me. Non ho neanche guardato mai la guida, quindi sto giocando proprio buona la prima. Allora, spero che me lo faccia fare subito. Ok, meno male. Perché magari un altro colpo, se era critico, mi uccideva. Ok. Boh, non so se... vabbè. Salgo a 15. Altra mossa inutile imparata. Porco dio.
Non spasso. Porca troia, no, non lo cambiamo. Non spasso, andiamo su un succo. Succo. Speriamo che. Non era. Madonna mia, ma come hai fatto? Come hai disegnato in questa versione? È irriconoscibile, raga. Qua succhia male, eh. Qua mi spacca il culo, secondo me. No, non mi bloccare la mossa. Ok. E se non mi bloccasse la mossa ero morto. Ok, assorbe poco, perché non so, mi sa che è doppio tipo. Ecco che mangia una bacca, me la mette nel culo. Merda. Vabbè, tutto tempo in più. Non abbiamo fretta. Tutto tempo in più per succhiare. Al massimo usiamo l'etere. Brutto colpo, questo ci stava. Ottimo. Minchia, questa però. Io uso l'etere. Mi sa che tocca usare l'etere a breve, eh. Ok, quanti assorbimenti manca? Boh, 7 ne ho, sì, con 7 di ciò. Ehi, basta, Petra, non è che puoi usare 30 pozioni, eh? Quante pozioni usa? 4? In una mod recente che ho giocato a Clover sono 4 strumenti a lotta. In generale, su tutto l'incontro. Dai. Ah. Ma io per sicurezza una pozione non me la uso, eh. No, dai. No, dovrebbe entrarmi, è un ciclo. Oh, dai. Contento che l'ho fatto fuori senza usare strumenti. È la prima medaglia, è nostra! Sì, hai perso, zio. Olè, prima medaglia! E posso usare taglio. Metti 39, qual è? Roccio tomba, bella, una bella mossa. Grazie, sempre così. E comprare la prima medaglia. Dopo 2 ore e mezza di gioco circa. Bene. Guarda, salviamo subito. Mi ha detto di andare di qua. Ti chiedo lui. Ah, prima non è. Ok. Ah, ma questo è. Dovevo tornare a lui perché mi facesse dire una cosa che sapevo già. Vabbè. Andiamo nella scuola. Nella torre, vedere cosa c'è. Ancora sto tizio. Allora, prima ci curiamo. Senza offesa per il povero rapinato. E poi andiamo a salvarlo.
conservarlo. Dov'è? Qui entriamo in una grotta a breve, mi sa. Ah, qua il tizio che voleva... cioè... oh, ti conosco. Dove? Dove? Dove ti ha lasciata la merce? Dove te l'ha presa? Dammi un'indicazione, dimmi dove andare. Stolto? Dove? Ti dice essere, ti deve essere delle due dritte. Vai di qua, vai di là, non si sa dove sarà. Qui però mi ricordo, o era qua, era un'altra parte, c'era una roba da usare taglio. Forse. Se ricordo male. Ah, la vecchietta che mi dà la bacca strada, grazie. Cazzo, era un dai, mi sa che la barella era giù giù, eh. Ah, era qua, era qua, era qua. Ah. Cosa che non uso mai, precisione X, tutta la roba X, anche se aiuta una lotta. Ho sempre quel tarlo mentale per cui perdere un turno è vero. Non è sempre detto, però perdere un turno in cui non puoi... preferisco curare che... più tutelativo il mio stile di lotta che aggressivo. Oddio, poi difesa X farebbe la stessa cosa, eh? A livello di tutela aumenterebbe la difesa. Allora facciamo un po' avanti. Ma sì, dai, raggiungiamo le 3 ore se riusciamo. Ma la stanchezza si fa un po' sentire. Allora, salvo solo, vado un attimo in bagno, scusate. Ci soffiamo.
eccoci qua. Rispondo a coloro che mi danno per morto, che non hanno ancora accettato gli arrivi, mi sono messo a streamare, ma l'accetteranno. Allora, sì sì, cazzo, così veramente sbacco. Ah, io sono benvenuto. Allora, una super porzione gratis, va bene. Ok, andiamo di qua. Allora, qua è tutto vuoto. Poi anche con surf sembra che non ci sia tanto da esplorare. Qui come possiamo procedere? Da qua da nessuna parte. Ci deve essere un altro passaggio, che temo sia in mezzo all'erbaglia, cioè di là. Qui vediamo un attimo come si è messo a ordine Pokémon. Mettiamo su un Edus prima, che è più facile beccare erba in questo frangente. Ah, io avrei anche uno strumento da segnare. Te lo possiamo segnare? No, devo darlo. E lo diamo a Dulus. Porco Dio, contro il buio proprio lotta, ho scelto la cosa migliore. Porca troia, ficchia. Ma neanche a farlo apposta, raga. Porca madonna. Porca madonna luridissima. No, qua non si riesce. Dividerò i piedi tra tutti, ma qua a colpi di azione. Ok, andiamo, di nuovo taglio usiamo, va. Sì, andiamo di attacco rapido, ok.
Vabbè, per fortuna ne aveva solo uno. Cazzo, cos'è tutto quel ben di Dio? Porco Dio, che fastidio. Vabbè, facciamo livellare il cucciolino. Contro se stesso. No. No, te prego, no. Vediamo come va un'azione. Dai, sì, va bene, dai, lo facciamo livellare. Se mi toglieva già un'attacchetta così, me ne scappavo. Ah, lì ci sono passato prima, sì, no, sì. Vabbè, gli allenatori ce li facciamo tutti così, li vogliamo. Non skippiamo, non conviene. In vari giochi ho skippato in passato, in vari tentativi, in vari try, run, e me la sono sempre presa in culo, poi. Che devo tornare indietro e rigiocare gli allenatori che avevo skippato, guadagnando un cazzo di PE, perché ormai ero livellato. Meglio non tagliare troppo. Selvatici sì, ma gli allenatori no. Oddio, tranne in casi come tutti i Pokémon morti, tranne uno con un PL. Vabbè, un PS, scusate. Cioè, vabbè. Quel caso, se non si chiama tutela della sopravvivenza. Wow, siamo quasi al record, è quasi a 3 ore. Quasi a 3 ore. Nonostante sia un po' febbricitante, dai, andiamo avanti ancora una ventina di minuti. Raggiungiamo lo sprint alla mezzanotte. Come mossa fallimentare non è un bel un modo di iniziare. Te prego, fagli un critico. No, metto Filippo perché questo mi secca il prossimo colpo. Ok. Dunedus non lo usiamo più. No, dai, vediamo come va. Porco Dio. Sì. Trico, vieni qui, va. Vieni qui. Assorbimento mi ricordo che funzionava bene su Nincaglia, quindi lo usiamo. Ok, e lo riusiamo. Via. Okay. Che cazzo è inseguimento? Buio. Boh, le diamo botta, dai. Thank you.
Oh! Di già. Lo blocchiamo? No, che non lo blocchiamo. Trico non evolve. Sceptile no. La di mezzo, eh. Che cazzo si chiama già lui? Ah, Gruval. Taglio furia, mi sembra una mossa giusta. Coleottero. Però no, mi convince. No, no, no. Sì. No, no, preferisco di no. Allora, qua facciamo che salvare, sempre l'ultimo. Ora. Non due volte, no? Dei paranoici. Oddio, ma sono andato in un altro slot. Ah no, sembra simile, ma non è. Perché sempre qua sembrano uguali, sembra in mezzo. Ho due save che sembrano uguali, ma non lo so. Allora. Signori, siamo oltre le tre ore. Siamo oltre le tre ore. C'è Dunosus che sta morendo. Giochiamo Groval. Facciamo esordire sta cucciola. Efficacissimo, eh. Non so se mi dento cosa fa. Là c'è un doppio scontro, mi sa, eh. Allorché direi che una pozione per Dunedus lo possiamo usare. Fuga facile, bella, bella, bella. Ecco perché te l'ho sempre prima. Che c'è fuga facile. Cos'è? Ah, Wishmoor. Lui evolve. Non è lui che evolve l'Audred, o sì? Comunque ne abbiamo già tre, adesso non avanzano per ora. Allora. Sì, curiamo un po' che qua... sempre prima delle battaglie un po' rischio, la paranoia è troppa. Ah, quella è sbagliata così. No, vabbè, me la cerco, me la cerco, me la cerco, me la cerco. Vabbè dai, con uno. No, ecco, con uno, ma lo sostituiamo prima di subito, non peraltro, ma così dopo 80 turni forse abbiamo finito. Anche no, anche no.
Ma sì, facciamoci un po' di PS. Ok, uno è andato. La vita mi ha stancato, ha scritto. No, eccolo là. Ah, doppio. Doppio simpatia. Tra l'altro mi sa che Growla è il terzo. Minchia. Poi impari così però, porco Dio. Poi impari tanto. Bastardo. Vabbè, quello usa Riccio Scudo, ma tanto appena entra Growlithe in campo lo facciamo a fette con la mossa erba. Bastardo, leviamoci dal cazzo sto Shroomish che... Minchia, sto paralizzante di merda. Ecco, lo sapevo, porco Dio. Azione sempre su Shroomish, maledetto. Meno male che non me l'ha usato su Merrill, il cazzo. Ah, però mi ha fatto male anche così, eh. Ecco, questo mi fa male. Neanche, neanche tanto. Ok, ci siamo andati dal cazzo sto dito in culo di merda. Oh, e finalmente possiamo usarlo. Possiamo usare un po' di... Oh. Acqua contro roccia, finalmente. Non lo lascio anche steccare Dunedus perché così lo metto in campo Grover. Peccato Filippo, quanti turni salterò? Minchia, intanto sto Jodit si è mappato, pompato la difesa di non so quanto. Allora, oh, voglio usare pistola acqua contro di lui, cazzo, finché non ho... non mi ricordo se c'ho l'antiparalizzante, controllo, ma non... Oh, è morto, porco Dio, in un colpo solo, one shot. Vabbè, sta solo bene. Contro Lotad. Contro di lui. Ah, me ne seccherà. Sicuro. No, neanche detto. Tra l'altro il pistolacqua l'ha one-shottato considerando tutti i vicio scudo che aveva usato. Filippo, dai, usamela questa pistola. Grandissimo, grandissimo. E via. Sassolino lo mettiamo a dormire a casa sottoterra. Allora. Non marca benissimo. Però sì, siamo fino all'ultimo. Non credo che faccia effetto, voglio vedere cosa succede. Con pistola acqua contro l'otter, non so niente di niente, però meglio di splash.
Vabbè, facciamo che sostituire il povero Duneus. E noi sentiamo, aspettiamo di sentire sto che mi fa cagare coglioni proprio. Sa. Oh, vediamo cosa succede. Niente, tanto fa niente, figurati. Lotad, se non sbaglio, è acqua e erba. Ma si indeboliamo, in caso non basta l'attacco di Groil. Niente, come non detto, è bastato. In doppia, ci sta. Livellato un pochino, bene bene. Sportivo? No. Allora, qua c'è il ben di Dio comunque. Ok. Qui è un labirinto di merda. Bastarda la Madonna. Vabbè, per fortuna Growlithe è grosso, ma però questo non abbia 30, no, ne ho uno. Mamma mia. Buio direi proprio di no. Però lo facciamo salire anche di livello. Io non so, il micro sei debole, no? Porco Dio, non è super efficace invece. Un grazie a tutti quelli in chat arrivati ora e presenti alla terza ora di streaming. Stiamo battendo così il record. Tum 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 tum. Allora, un attimo. Ah, a livello 11 con Pocina. Bene. Mi stavo andando a esplorare che cazzo c'è qua intorno. Io volevo solo ancora questa roba. Allora, questo cos'è? Andiamo, andiamo, cos'è? Questo è un etere, va bene. Sì, la baccanza, sembra bene. Non so se piantare ci sta, capisco il piantare lì, però se pianto e poi non raccolgo, porco Dio. No. Fuck you. Voilà. Vamos a battere. Ah, non c'è il cazzo, dai, la mia alternativa. Ah, qua c'è una grotta da fare tra un po', eh. C'è sto buco. C'è una piccola redondanza da parte, chissà cosa sono queste. Non mi viene in mente. Special X. Credo che in quasi tutte le ROM i salvataggi che ho giocato in qualunque gioco li ho sempre tenuti lì. Le X, tutte le. I pompaggi X. Non li ho mai toccati. Allora, vediamo cosa faccio qua. Locanda del pool è chiuso, ovviamente. Chi è quel tipo? Vabbè, vediamo un po' come sono messi. Facciamoci questi altri due allenatori. Conosciamoci, roba.
Però minchia sono mezzi morti, porco Dio. Io dovrei provare un attimo. È lontano qui la città. No, no, andiamo a curarli allora. Porca troia, ci sta. Pensavo fosse più lontana, eh. Qui la bici quindi non c'è, si può correre con gli scarponi. È anticiclista sta versione. Ah, voi sono anti, tipo, anti Amsterdam. Allora. Speedy? No, non ci credo nessuno. No, porco Dio, lo sapevo. Che fastidio. Lo psycho mi servirebbe, e soprattutto io do la labbra. Sto pezzo di meno si teletrasporta. Infame. Mettiamo di nuovo. Lanciamo la Mega Ball, sì. Anche perché qua non... Ho buona la prima. Sarebbe molto bello se entrasse. No, figlio di puttana di merda. Bastardo, 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 bastardo. Ovviamente, adesso che mi metto a cercare apposta non lo trovo. Vabbè, che dire, è giunto la mezzanotte. Qua forse è ora di andare. Sì, andiamo a Ninna. Sì, andiamo a Ninna, andiamo a Ninna. Facciamo l'ultimo salvataggio. E poi no, ci mettiamo un qua che ci ricordiamo che dobbiamo affrontare questi. Sì, un taglio. Non si salva qui, ma salviamo l'ultimo. Salva stato. Allora. E chiudiamo tutto. E niente, signori e signore, grazie mille per la compagnia. Oh, cosa, oggi abbiamo raggiunto ben 3 ore e 20 di stream quasi. Grazie, grazie. Siamo nell'ultimo dell'anno già da un minuto, San Silvestro 2023, niente, che dire, ci vediamo nell'anno prossimo, non so se oggi, cioè dopo, streammo, non lo prometto, quindi per ora vi saluto, have a nice new year, happy new year, per quelli inglesi che ci seguono. Grazie mille a tutti e tutte dell'ascolto, ci vediamo nel 2024 sperando che sia un anno migliore del 2023 per tutti e tutte. Abbiamo appena iniziato questa avventura su Twitch, ma mi sto divertendo già un sacco, quindi si continua. Grazie mille, buonanotte per chi va a dormire, buon invece... Buon stream, buon Twitch, buon altro per chi, buon birra per chi va in giro a bere, buon tutto. Mi raccomando, divertitevi, sballatevi, bevete responsabilmente, non esagerate mai, sempre vigili con la testa anche a San Silvestro, soprattutto a San Silvestro. Ci vediamo nell'anno nuovo, se non ci faccio una sorpresa quest'oggi, sicuramente trasmetto il primo, lunedì prima. Anno nuovo, vita nuova e soprattutto chi non streama a Capodanno non streama tutto l'anno, quindi per forza ci si vede l'uno.
Grazie mille a tutti e tutti. Un bacio dal vostro Kraken, anche a Francesco, e buonanotte.